first, let me take a selfie. Benvenuto in un nuovo video del mio canale. Oggi ho intenzione di portarvi, di farvi vedere questo video che, come avete visto dal titolo, è come fare 3 stelle a un tono 10 in guerra. E iniziamo subito col dire che i due replay che voglio portare sono un po' diversi da magari gli altri attacchi che avete visto finora nella serie Angeli all'attacco, perché sono una tecnica che abbiamo appreso con il nostro ex alleato che è tornato nel clan. E allora iniziamo subito qua nel registro di guerre, e come potrete vedere fra poco qui nelle statistiche di guerra, abbiamo fatto 3 attacchi da 3 stelle in questa qui, quindi comunque battaglia combattuta, perché se non facevamo quei 3 attacchi da 3 stelle non avremmo vinto, perché sarebbe finita 30 pari. E quelle che voglio portare sono esattamente l'attacco al primo, che abbiamo trestellato il primo degli avversari, e l'attacco al quinto, infatti ai nostri alleati. Al primo l'ha attaccato l'Omertoso, il secondo l'ha attaccato Tiziano. Quindi andiamo a vedere subito il primo replay e vi faccio vedere appunto perché secondo me, cioè appunto rispetto agli altri, è un modo diverso di attaccare. E ecco, mettiamo subito in pausa. Come vedete ha attaccato con 2 mastini, 2 golem, 19 mongolfiere, 4 maghi e vabbè 3 goblin. Quindi non è né un esercito completamente aereo né un esercito completamente di terra. Quindi come fare ad attaccare in questo modo? Vediamolo insieme. Come vedete ha utilizzato i 2 golem in alto con dietro i maghi per ripulire le strutture esterne, dopodiché ha messo la regina. E vi state chiedendo, ma perché sta attaccando, cioè insomma, così, perché non manda anche le mongolfiere, i mastini, perché non manda tutto insieme? Adesso lo capirete subito. Come vedete i maghi hanno fatto fuori le difese più esterne, dopodiché è andato in spaccamuri e ha messo un assalto, l'assalto per far entrare, per consentire ai golem di entrare dentro alle mura più strette. Dopodiché vedete che ha aggiunto anche il re oltre la regina, ha usato il fulmine per far fuori la maggior parte delle truppe del castello, e quindi adesso capite perché ha mandato in questo modo, ha attaccato così per far fuori le 2 difese aeree che c'ha a nord del villaggio. Vedete, adesso la regina sembrava che non ce la facesse, però aveva ancora l'abilità e con l'abilità ha distrutto una difesa aerea e subito dopo anche l'altra. Intanto a sud hanno mandato il resto delle truppe, cioè i 2 mastini e le mongolfiere. Mettiamo un attimo in pausa. Come state vedendo, praticamente già così a metà villaggio, cioè a metà difesa del villaggio, è completamente ranzate, e quelle che gli rimangono, a parte questa difesa aerea, non gli servono a gran molto con le truppe che sta attaccando il nostro alleato. Quindi andiamo avanti. Come vedete, andiamo un po' più veloce intanto a questo punto, ha usato la gelo per bloccare l'inferno da questa parte. Infatti poi appena si è sbloccato le mongolfiere sono andate subito su con la furia, e qua ha completamente fatto fuori tutte le difese del villaggio numero 1 dei nemici. Come vedete, infatti adesso, a parte il re che è completamente inutile alle difese avversarie, non gli è rimasto praticamente più nulla, e quindi è andato avanti a ripulire tutto quanto e a portare un ottimo 100% al clan. Ah, e se vedete che sto facendo un po' fatica a parlare perché sono raffreddatissimo e sembra che c'ho una voce da trans. Perfetto. Adesso andiamo a vedere anche il secondo. Se carica, vediamo un po'. Sì, perfetto. Il secondo attacco che volevo far vedere l'ha fatto Tiziano al numero 5. Vediamo subito il replay. Anche lui l'ha fatto con questa tecnica dei 2 golem e 2 mastini. Lui ha usato solo 3 maghi, ha fatto una mongolfiera in più. Come vedete, lui ha mandato le truppe di terra da sud e subito ha fatto 2 mongolfiere di qua per far fuori questa difesa che magari avrebbe potuto portare a decentrare un po' le truppe di terra sotto. Con i spaccamuri ha aperto il classico varco al centro, andiamo un po' più veloce, ha fatto entrare i golem e appena sono entrati ha mandato subito l'assalto
in modo che il re iniziasse a fare una ripulita generale più avanti, poi anche con il fulmine si è aiutato. Qui invece sembrava che stesse pasticciando tutto, perché la regina era rimasta da sola, però con l'abilità, essendo comunque a livello molto alto la regina, è riuscita a far fuori l'inferno. E con questo... Rieccoci qui dopo il disguido tecnico, perché la mia connessione ha pensato bene di implodere mentre stavo registrando l'attacco. L'ha fatto per tipo 3-4 volte, adesso vediamo se riesce a registrare come si deve. Allora, erano arrivati in questo punto dove ho fatto fare la unica sola difesa aerea, quindi vediamo come ha fatto stavolta a fare 3 stelle, visto che ha ancora 3 difese aeree su 4 il villaggio nemico. Ah, come potete vedere ha mandato un mastino da sud, seguito dietro dalle mongolfiere, e uno da nord, seguito sempre dalle mongolfiere, per far fuori 2 difese aeree di sinistra. In uno si è velocizzato con una furia, nell'altro è riuscito subito. Dopodiché ha usato una cera per bloccare l'inferno, e infine un'altra furia per velocizzare l'ultima fase delle mongolfiere e far fuori tutte le altre difese. Poi ovviamente, come state vedendo, gli sgherri e i piccoli mastini, i piccolini, hanno ranzato tutto il resto del villaggio, e così ha portato a fare quest'altro 100%. E niente, questi sono i 2 attacchi che volevo far vedere in questo video, con gli eserciti ibridi, metà di terra, metà di aereo, anche se praticamente quasi tutto aereo. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video, dove vi è stato questo modo di attaccare. Ci vediamo al prossimo video qui sul mio canale, invito sempre a lasciare un mi piace, di commentare se avete qualche domanda, qualche consiglio da dare a me o a tutti i miei alleati, di iscrivervi al canale se volete. Ci vediamo al prossimo video, bella a tutti!